Oggi andiamo a fare una ricetta splendida, una ricetta di riciclo, una ricetta economica. Qui abbiamo del lesso già pronto e andremo a fare quello che in Toscana si chiama il lesso rifatto, cioè il lesso ripassato in padella con della cipolla stufata. Cominciamo ad affettare la cipolla. Quindi abbiamo tolto tutta la pellicola esterna e andiamo ad affettare la cipolla. Dobbiamo cercare di affettarla abbastanza finemente. Ecco, direi che questa quantità è più che sufficiente perché comunque facciamo una porzione abbondante. Mettiamo dell'olio nella padella, accendiamo il fuoco e andiamo a mettere la cipolla. Aspettiamo di far prendere calore alla padella e poi andremo ad abbassare la fiamma perché dobbiamo stufare lentamente la nostra cipolla. Quando sentite il rumore, questo rumore qui, cioè che sta cominciando a soffriggere, andate a abbassare la fiamma. Prendiamo anche un coperchio. Teniamoci sempre un po' d'acqua perché comunque la cipolla non deve friggere, ma come vi ho detto prima deve stufare, quindi se si secca troppo, quindi il vapore che tira fuori non è sufficiente, aggiungiamo via via un pochino d'acqua e andiamo a preparare il nostro lesso. Ne prendiamo un po' e andiamo a pulirlo, quindi togliamo la parte di grasso che c'è in eccesso. In realtà non serve neanche il coltello perché è talmente tenero questo lesso che si sbriciola praticamente con le mani, quindi è lavoro da fare più con le mani che con il coltello. Ecco qua. E questo sarà il lesso che noi utilizzeremo per fare questa ricetta. Aggiungo leggermente un pochino d'acqua e vado a coprire e far riportare sulla temperatura. Ecco qua, la nostra cipolla ha assorbito completamente tutta l'acqua. Andiamo a mettere del concentrato di pomodoro, un cucchiaio circa, e andiamo a mettere anche un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, senza eccedere, diciamo un cucchiaio, proprio quasi a sporcare e poco più. Aggiungiamo proprio un filino d'acqua, questa acqua qui servirà poi proprio per sciogliere bene la parte del concentrato e alziamo anche la fiamma e andiamo ad aggiungere il lesso. Se ci sono dei pezzi un pochino più grandi le potete tagliare a metà, ecco, sì, più o meno, di cercare di fare dimensioni abbastanza uniformi, e l'andiamo ad aggiungere così. Se vedete ho lasciato anche un pochino di grasso perché naturalmente è buono, da sapore. Facciamo amalgamare bene. Aggiungiamo ancora un po' di liquido. Potreste aggiungere anche del brodo di carne. Rinforzeremo ancora di più il sapore. Aggiungiamo un pochino di sale, che non abbiamo salato. In questo caso qui dobbiamo andarci parchi, almeno. Il nostro lesso è un lesso che è già salato. Quindi cerchiamo di evitare di salare troppo, ma un pochino, perché la cipolla non era salata, va aggiunto. Giriamo, copriamo, mettiamo un fuoco abbastanza basso e ora portiamo avanti la cottura per circa una ventina di minuti. Le cipolle devono essere praticamente quasi sciolte. Ed ecco qui, il nostro lesso è pronto e lo vado ad assaggiare. Questo è veramente di una bontà suprema. Io questo non lo impiatto nemmeno. Questo è veramente il piatto da tipo Terence Hill e Bud Spencer nel saloon. No, è una meraviglia, questo non lo levo dalla padella. Buon appetito!